Le uscite in barca sono sicuramente uno dei punti più importanti per queste vacanze al Grand Hotel e abbiamo anche Daniele che ci può dare un'idea di quello che possono essere le vacanze in barca. Beh, sicuramente venire sul Lago di Garda a passare un'indimenticabile mini vacanza anche di pochi giorni è sicuramente una cosa entusiasmante. Uscire in motoscafo poi sul lago, a stare quindi a contatto con l'acqua è una cosa ancora più entusiasmante e coinvolgente per quanto riguarda una piccola vacanza sul lago. Quali sono le rotte che sono più richieste? Le rotte più richieste sul lago sono principalmente l'isola del Garda, Punta San Vigilio, siamo quindi già nel Veronese, e anche Sirmione, la penisola di Sirmione, che per le grotte di Cthulhu e l'affascinante penisola di 3 km è anche una bellissima passeggiata per i turisti. Su questo motoscafo fate anche gli aperitivi? Sì. Su questo motoscafo facciamo aperitivi, happy hour, poi dopo l'aperitivo si può anche un attimo fare, ci si può rinfrescare buttandosi nel lago, o forse è meglio prima, e anche cene se si vuole, si può fermarsi a prendere una pizza da qualche parte e metterla in barca, poi c'è il tavolino, si può cenare, prendere il sole e tutto il resto. Quindi una vacanza di tutto effetto, ma adesso, proprio per un grande effetto, torniamo all'Hotel Gardone. Orietta, finalmente! Benvenuto a Gardone Riviera, benvenuto nella storia. Grazie. Al Grand Hotel di Gardone. E me ne parlerai. Sicuramente. Mi parlavi di questa storicità, una bella storicità, un hotel che è nato forse nel 1800, mi dicevi. Sì, proprio nel 1884 questo ingegner Wimmer, Luigi Wimmer, è venuto dall'Austria e ha deciso appunto che si è innamorato del posto per la vegetazione e per il clima molto mite di cominciare a costruire un albergo. Prima era un borgo di pescatori e di olivicoltori e quindi da lì è partito il turismo grazie a questo ingegnere austriaco. Dopodiché sono susseguiti dei personaggi della nobiltà mitteleuropea dal 1900 al 1920, c'è stato anche il re Giorgio V di Sassonia, per appunto fare le vacanze e passare qua l'inverno e non l'estate, perché la nobiltà mitteleuropea veniva qua d'inverno perché il clima era mite. Dopodiché, dopo appunto D'Annunzio e anche Winston Churchill, abbiamo il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dal 1940 al 1944, l'albergo diventa ospedale militare. Esatto, mi dicevi proprio di questo ospedale militare, dove è stato curato anche Romano Mussolini. Esatto, dato che Mussolini era qua, con la Repubblica di Salò, praticamente il figlio era stato ricoverato qua all'ospedale. E dopo abbiamo tanti altri personaggi illustri, come Mogen, Nabokov. E lo scopritore del vaccino, poi mi dicevi. Sì, Sabin. Sabin. Una bella comparsa, o meglio, tante immagini di tanti personaggi famosi racchiusi nella storicità di un hotel che fa la meraviglia di questo posto. E adesso mi fai conoscere tutto l'hotel. Va bene, andiamo. Quindi sei anche il nomignolo che era dato a Winston Churchill, quindi un grande bar importante. La storia di questo bar, se me la racconti, mi piacerebbe. Sì, noi abbiamo voluto appunto dare questo nome a questo bar, che prende il nome di Winston Churchill e quindi Winnis. Poi so che Massimo è anche un po' scafato nella storia di tutte di queste cose che sono successe in questo grande hotel. Esatto. Sì, un po' per dovere, ma anche per piacere, soprattutto che la storia è sempre una materia molto, molto affascinante. Abbiamo questo nostro mentore che non è l'unico. No, ne abbiamo due effettivamente. Uno è Gabriele D'Annunzio, il Vate,
tra l'altro, che sono stati entrambi i nostri onorati clienti nel passato. Mi dicevi che il 25 luglio del 1949 il Sir Winston Churchill atterra all'aeroporto di Orio al Serio e con aereo privato all'epoca e viene accompagnato qui al Grand Hotel, dove verrà a soggiornare nella stanza 310. Durante questo soggiorno lui soleva bere il suo champagne preferito, che è il Port Rouget. Ecco, perché poi so proprio di questa particolarità, avete continuato questa, diciamo così, piacevolezza di far bere, di proporre ai vostri ospiti il Port Rouget, che era lo champagne di Winston Churchill. Esatto, abbiamo cercato appunto di mantenere questa maison, appunto la Port Rouget, per tutti i nostri clienti anche adesso, e quindi abbiamo mantenuto questa tradizione che ci è stata portata qui da Winston Churchill. Mi dicevi invece di D'Annunzio, cosa beveva di particolare? Ma noi questo non lo sappiamo, sappiamo che era un grande amante e quindi un letterato, però in suo onore, in circostanza del 2002 che ci fu il gemellaggio. Tu hai preparato qualcosa? Sì, il D'Annunziano, che è il drink col quale speriamo di entrare nella storia dei barman, perché sai che ogni barman ha un drink, certo, per il quale verrà ricordato anche dopo. Quindi abbiamo Cipriani col Bellini, abbiamo Jerry Thomas col Plante Spice e io spero che con il D'Annunziano sarò ricordato da me. Come si compone questo cocktail? È un drink che abbiamo elaborato appunto nel 2002 con mirtilli freschi centrifugati, e Aurum, che è un liquore di Pescara a base di arance e brandy invecchiati, e poi facciamo una, chiaramente, top up di Port Rouget. Massimo al bar è stato spaziale con questi cocktail che hanno ricordato la storia, ma qui è tutta storia, è magia. E come sono queste camere di cui mi parlavi, in cui hanno soggiornato questi grandi personaggi? Abbiamo la Junior Suite di Winston Churchill, dove appunto lui è stato nel 1945, che abbiamo cercato di mantenere comunque con i mobili originali, poi chiaramente i tessuti sono stati cambiati, però comunque i mobili sono originali di quel tempo. Poi abbiamo la Junior Suite D'Annunzio, che abbiamo inaugurato 4 anni fa, quando c'è stato i 150 anni di D'Annunzio, che il Vittoriale ha festeggiato i 150 anni. Anche noi allora abbiamo voluto dare spazio a questo festeggiamento e abbiamo inaugurato la D'Annunzio. Una magnifica visuale, un magnifico barman, cocktail eccezionale. Beh, adesso c'è una sorpresa, il Giardino dei Limoni. Sì, il Giardino dei Limoni è un ristorante alla carta che abbiamo aperto 4-5 anni fa, proprio per valorizzare i prodotti del territorio. Buonasera. Buonasera Roberto. Grazie. Posso lasciarmi il menù? Sì, io oltre al menù do anche un'occhiata a quest'isola fantastica, a questo paesaggio incantevole. Certamente. Grazie. Le offro un vino del territorio. Volentieri. Spumante del territorio. Sì, uno spumante di Lugana di Sirmione, siamo poco lontani da questa zona. Grandi vini, grandi abboccati e grandi affinamenti anche in bottiglia. Cosa mi proponi? Io proporrei un menù di pesce, sì? Anche perché la psicologia del lago è quella che poi il turista cerca di avere. Partirei con uno speck di trota affumicata, aromatizzata poi con delle erbe officinali del Monte Baldo. Poi proseguirei con dei ravioli al ripieno di... I ravioli. Ripieno di salmerino, con un fondo di carciofi e dello zafferano di Pozzolengo, che da alcuni anni ha preso piede anche in questa zona. Poi proseguirei con delle delizie di corregone alle erbe secondo, aromatiche. Sì. Sì. Poi al dessert invece andiamo su una scelta tra due dessert. Bene. Che sono abbinati anche a prodotti del territorio. Mi preparo.